Buongiorno a tutti. Primo scusa perché io non bene parlo italiano. Sabato abbiamo dimostrato uno voglio per vincere, però Pescara molto bene squadra. Primo tempo giocavamo bene, dopo uno problema per noi perché giocavamo secondo tempo manca uno giocatore. Dopo bene uno punto per noi. Andiamo contro Cortone giovedì e maximum voglio per vincere e prendere andiamo 3 punti. Raccontaci il tuo gol su punizione. Avevi già provato qualche minuto prima, avevi preso la varietà. Sì, sempre concentrato, palla come tiro, come io bambino, sempre sempre allenamento, tira a punizione, adesso molto bene, così. Sì. Venuta molto bene, sì. Sì. Ecco, al di là del fatto che da due o tre partite è risultato meglio, oppure c'è stato a metà campionato, diciamo, un po' di problemi da parte tua, magari un po' di calo fisico, cosa è successo? Dice che diciate per il campionato che non, quando non ho giocato come fisicamente questo. Dice che prima in Rijeka ho giocato tante partite in Europea, anche in Rijeka campionato, e quando non ho giocato è venuto bene perché ho preso un po' di riposo e sì, è fatto recuperare per altre partite. Ascolta, quanto tempo ti alleni? Vremena putaš, koliko treniraš te slobodnjake u jednom tjednu? Svaki dan? Ogni giorno? Ogni giorno, tutto dopo allenamento. Rimango 10 minuti. Rimango... Dice che ogni giorno dopo il nostro allenamento, lui rimane ancora 10-15 minuti e tira le punizioni. E c'è una posizione che preferisci per la battuta vicino all'area? Qual è gli scatti? 20 metri, 30 metri? Qual è la posizione ideale? Continuiamo le posizioni su cui sto venendo. Ideale per me è 20 metri, però non sempre 20 metri. Io sempre provarlo 20, 25, 30. Perché come partita non sempre questa zona. Sì, sempre quando ci piace punizione, ma dubbio che tu ti sei accorto da bambino che ti piaceva fare gol su calcio punizione, che tu hai continuato a fare, a segnare, anche nella Rijeka, hai segnato tanti gol su calcio punizione. Qual è il tuo record stagionale? Solo su calcio record? Sì, quanti gol in una stagione solo su calcio punizione? Ah, quello si sa bene, hai visto il tuo record? Slovo Gnacima. Ovdje u Rijeci, Speciji, tako? No, kome gioco Vartix Varaždin, 5 gol punizione. Vartix Varaždin. 5 gol. E se non battessi tu, perché ogni volta che c'è una punizione, anche ci si aspetta che tu vada sulla palla, si spera sempre che deve essere male. Ma chi sarebbe? Non chi sarebbe? Chi ha provato le posizioni, diciamo? Chi è che parte delle posizioni? Ah, aspetta. Pitat, ko je još u Speci, ko može da kupuciti su dobro slobodnjaki? Per za tebe. Tutti ragazzi bene tira punizione. Bakić, Miguel de la Cuevas,
Catalani, tutti i ragazzi bene tira. Si vedono tutti gli allenamenti. Gli specialisti fanno Juricic e Kek hanno provato a portarti via sabato dopo la partita, ti volevano riportare a Rijeka. Scusi. Sì, io ho concentrato solo per Spezia. Andiamo a Spezia a provarlo Serie A, dopo parliamo. Ci sono, ho letto una tua intervista in Croazia, hai detto che comunque ci sono tante cose simili tra Rijeka e la Spezia, sia come città che come ambiente, diciamo, in generale. Dici sì che Spezia e Rijeka sono un po' simili, simili città, e che qua è contento e felice, e mi piace tanto andare con moglie, con sui bambini, andare a fare passeggiata, a prendere caffè, perché si sente bene come tipo prima in Rijeka. Ma non c'è pentimento nell'essere arrivato in Italia, è stata la scelta giusta, forse di voi? Dall'essi stretto si deve sciogliere. Sì. Tu hai la idea piuttosto che io, non è che sì, io voglio via la Spezia. Felice tutti, mia moglie, mio bambini, tutto benissimo, bello. Contrazione solo calcio. Quando sei in città durante le passeggiate, ti riconoscono i tifosi, ti fermano, che sensazione è? Non so se laggiù in Croazia provavi questo ambiente anche esternamente allo stadio. Calcio non ci... Sì, Rijeka e Spezia sono molto simile. Sempre come anche città tifosi, passeggiato, sì. Sempre ragazzi, foto, parlare, tifosi sempre positivo, sempre positivo. Sì, capitano 3 mesi. Rijeka. Visto che c'è anche Mato, no? Facciamo un paio di domande anche a te. Ecco, nel giro di un'altra hai cominciato a giocare tutto l'intero inizio, no? Perché c'è stato bisogno che il mister ti ha, dopo aver tenuto fuori, ti ha messo dentro. Poi, è vero che qualche tuo compagno sulla fascia non ha avuto problemi fisici, però insomma ora stai mantenendo, diciamo, il tuo ruolo. Sì, prima voglio dire che ringrazio a mister perché mi ha dato opportunità, occasione per giocare. E così, il calcio è così. Io ho detto prima anche che altri giocatori che giocavano il mio ruolo erano infortunati. Io sono stato un po' fortunato e ho preso la mia occasione. Ecco, lo so che sempre c'è un livello che gioco bene, un po' così, ma dico che 100% di ogni partita vado e che succede, succede. Se mister pensa che altra partita devo giocare un altro giocatore, io sto con mister e decisione sua. Anche per te, diciamo, l'esperienza italiana, che praticamente sei arrivato prima, quindi è già un po' sei qua. Cosa pensi per il tuo futuro? Cosa penso per il tuo futuro? Sono arrivato 2 anni fa, prima a Siena, e adesso un po' conosco italiano calcio, Serie B, e sicuro che è un po' adesso un po' più, non dico facile, ma capiscono, sì. Il mio futuro
penso solo a presente e voglio fare grandi cose con Spezia. E il mio obiettivo è, come penso di tutti, per andare a Serie A con Spezia e fare una grande festa. L'ultima cosa che avrei, diciamo a livello di calcio, quindi a livello di come si gioca in Italia, in Serie B, pensavi a questo tipo di gioco, ti sei abituato bene, pensavi che si giocasse in maniera diversa? Serie B è molto intensità tutta la stagione. Tutte le squadre bene sempre, come si dice, molto difficile. Molto difficile, però Spezia provalo Serie A. Tranquillo, 9 partite per noi, andiamo a prendere maximum conto.